Sono trascorsi 51 anni da quando un aereo della compagnia Aeralpi, proveniente da Venezia e diretto a Cortina, lanciò il Mayday sopra il Fadalto l'11 marzo del 1967. Un errore di manovra causò lo schianto del bimotore Twin Otter sulle pendici del Col Visentin, causando la morte dell'equipaggio e dei passeggeri. Unico superstite, l'attore Gastone Bettanini, che girò film con Alberto Sordi. Dopo mezzo secolo, alcuni discendenti delle vittime si sono ritrovati domenica scorsa nel luogo della tragedia, in occasione dell'anniversario, per la prima volta insieme. Mio zio veniva da Roma, aveva fatto Roma, Milano, Venezia, e poi doveva andare a Cortina, perché poi doveva riscendere per venire a trovare sua mamma a Belluno. Quindi la ragione è questa, quindi era passeggero, era comandante, come noto, dell'Italia, oltre ad aver avuto una carriera dell'aviazione militare molto importante, significativa, ed essere stato aiutante del Duca d'Aosta in Africa e suo caposquadriglia. Mio padre Gino era a bordo dell'aereo perché lavorava a Cortina, il King, e quindi faceva il pendolare da Venezia a Cortina, e per me è stata un'emozione grandissima venire qui oggi, trovare il cippo del quale non sapevo assolutamente l'esistenza. Mio papà era copilota dell'aereo, per me è stato bello rivivere questo momento, nonostante non l'abbia mai conosciuto, perché è mancato prima che io me nascessi. Mi ha trasmesso la passione per il volo, auspico che tutti mantengano questa passione. Io lavoro nel mondo dei velivoli militari, è importante che tutti, diciamo, vadano avanti con questa passione, e tutti i passeggeri salgano con gli aerei, diciamo, con la fiducia, diciamo, di chi li guida, sia nel mondo civile che nel mondo militare. L'evento, organizzato dalla Proloco del Fadalto, ha voluto rappresentare un'occasione importante per non far dimenticare un triste capitolo della storia dell'aviazione nel Veneto, che era ormai dimenticato.